E quindi serve molta prudenza, prudenza, prudenza. Certo, se i voti confermassero questi... Vi ricordo il dato generale, secondo il primo exit poll, sia alla Camera che al Senato, l'Unione prevale sulla Camera... 50. Ciao! Poi andiamo... Visto! Carina, carina, la signora ha detto, non ha convinto per lo scuole. Tacchi! Carina, facciamo soltanto il bisogno, perché se poi... No, io sto leggendo i messaggini che mi arrivano, me ne arrivano di tutti i colori, mi dico, oh, avevo vinto. Imperatore. Esatto. Abbassate per favore l'audio. Andrea. Per arrivare un fax della TV giapponese, eh? Bisogna accreditarli. Sinistra in Puglia, in molto vicini, 47-51 centrodestra. 52-56 in centro-sinistra, vediamo la Sicilia, 52-55-51 centrodestra. Zero con tutto spena che è caduta per un attimo. Andiamo a CBS per un primo collegamento, un primo commento. Fulgenzio, un ospite, prego. Sì, buon pomeriggio a tutti. Abbiamo qui con noi Maurizio Migliavacca, che è uno dei due coordinatori della segreteria del partito, a cui lascio subito il microfono per un primo commento accanto di questi dati. Stiamo parlando di exit poll, ma la tendenza è molto chiara. L'Italia ha scelto di cambiare, si chiude la stagione di Berlusconi, si apre una fase politica nuova. Noi attendiamo con fiducia lo scrutinio dei voti. Direttore, se qualcuno da chiedere qualcuno dagli ospiti da studio? No, per il momento basta così, grazie mille a Vacca, e aggiorniamo più tardi quando avremo qualche numero un po' più consistente. Andiamo a ricordazione comunista. Come restituire fiducia? Come restituire speranza? Come restituire certezze a coloro che in questi anni le hanno viste mortificate e frustrate? Ce la possiamo fare perché l'Italia ha bisogno di fiducia. Abbiamo bisogno di restituire fiducia, certezza, in primo luogo ai giovani, a quei giovani che vedono oggi insidiata la loro vita da mille forme di precarietà, a quei giovani che quando trovano un lavoro oggi lo trovano sempre come lavoro temporaneo, lavoro a termine, lavoro parziale, mai un lavoro certo sulla base del quale costruire la loro vita, il loro futuro. I servizi che servono a far crescere in meglio i propri bambini, i propri figli, una politica per l'infanzia che scommetta sul futuro e sulla crescita di nuove generazioni. Noi ci battiamo perché questo Paese ritrovi il senso della legalità, della giustizia, di una giustizia che sia uguale per tutti e consenta a ogni cittadino di essere uguale davanti alla legge. Se voi chiedete a un italiano come definirebbe l'Italia, quasi sempre vi risponde che l'Italia è un bel Paese. Ed è vero, l'Italia è un bellissimo Paese, ma l'Italia è anche un grande Paese. Perché il capo di una grande nazione ai suoi cittadini non dice dormite tranquilli che ci penso io. Il capo di una grande nazione dice venite, chiama a raccolta le migliori energie del paese, chiama a raccolta le risorse, chiede a tutti di fare la loro parte, chiede a tutti di spendersi nel modo migliore e così si vincono le sfide. Che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare, alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, ce lo dirà, se c'è qualcosa da imparare ancora.
lontano, per poi giocargli il ritorno, sempre all'ultima mano. E sono io, oppure sei tu, che ha sbagliato più forte, che per avere tutto il mondo fra le braccia ci sei provato anche la morte. Sono io, oppure sei tu, ma sono io, oppure sei tu. Alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare. Alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da capire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da chiarire ancora, ce lo dirà. Sono io, oppure sei tu, la donna che ha lottato. Ciao, grazie a tutti, grazie. Solida macchina organizzativa che vede in giro per l'Italia 5.100 rappresentanti di lista nei seggi campione che in questo momento sono in contatto con la sede centrale e alimenta. Sì, 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 te lo mandano, siamo pronti, noi siamo pronti. Sicuramente positivo, perché è vero che si tratta di exit poll, ma la tendenza è molto chiara. La tendenza ci dice alcune cose. La prima, che l'Italia ha deciso di cambiare, di voltare pagina. La seconda, che si chiude la stagione di Berlusconi al governo, di Berlusconi leader politico, e infine si apre una fase politica nuova che vedrà appunto un governo Prodi, credo, ricostruire quel clima di serenità, di fiducia, di cui mai ho bisogno. Salute, buongiorno. La sostanza è finita, adesso c'è qualche ora ancora di lavoro, ma tu va bene. Un altro punto di osservazione privilegiato naturalmente. Chiediamo proprio a Paola, dimmi. Va bene, molto bene, no? Voti dell'UDC, che all'interno sta avete sì, siamo tutti avvicinati. La bottiglia c'è da parte? La bottiglia c'è da... per scaramanzia non l'abbiamo comprata. No, l'abbiamo comprata, si fa sempre in tempo andare a prendere. Dobbiamo, come dire, dobbiamo misurare la qualità del vino rispetto al risultato. Ma significherà, ovviamente... Quindi c'è un range di bottiglie proprio. Una prevalenza di le agenzie, vabbè, insomma, più o meno. Il sistema 24 ci dà una salda maggioranza anche al Senato. I sondaggi di exit poll fatti da Sky TG24, ma anche quelli di tra 8 e 7 più forte, e poi alla fine guardando le proiezioni sulle elezioni, cittadinanza politica, gran parte degli italiani che sui valori comunque sono una tendenza di fondo, tendenza di fondo. Un po' noi verso le 4:30, non è per me avere anche le ce la giochiamo con la Rai, come noi, ottimo.
Sì, va bene. Hai una sigaretta che io purtroppo ho lasciato tutti i soldi. Ho cercato di dare un messaggio di fiducia, di sicurezza. Il francestismo è un po' più... Sì, è più come stato? Beh, un po' più... Più prudente. No, meno prudente. Ah, sì. Abbiamo un momento da 5 anni, quindi serve molta prudenza. Adesso vediamo, certo, sì, beh, sì. Ah, perché prima è lui stato sparato. Il segno chiaro di una svolta. No, ma la cosa che hai detto giusta è sono le condizioni adesso per avere davanti a noi un pomeriggio di festa. Non ci rimboccheremo le maniche per fare un paese, non c'è un mese un anno dopo tanti anni. Sì, l'Italia ha scelto di cambiare questo titolo. Dove sei? Vuoi scendere qui via Palermo? Mi pare che sia proverbiale la prudenza nella Lega Nord. Chiedo di più scusate. Adesso c'è ancora un po' di navigazione per vedere. No, sta Bari arriva verso le 5. Bossi non è ancora neanche arrivato. Comunque, dichiarazioni. I più buoni sì, i meno buoni no. E poi di aver superato ancora una volta. Io mi chiedo quando questa storia finirà. Io mi chiedo quando questi giorni diventano nemici. Attenzione. Sono due campagne, una campagna di una manifestazione come quella di oggi che invece si svolge appassionato, ma se vede qualche altro in questa campagna si discute dei problemi del futuro dei figli, la casa, la scuola, il fisco, il lavoro, l'inserimento, e poi c'è una campagna di tutto sul giornale, che è tutto la Presidente del Consiglio, che tiene continuamente toni polemici e aggressivi di cui francamente non ci sarebbe bisogno. Lo fa perché non ha molto da dire agli italiani, pensa che tenendo i toni alti per recuperare qualche volta quello che si sbaglia. Grazie a Bruno Barbarani, intanto è arrivato in sala segretario nazionale dei Democratici di Sinistra, Piero Fassino. Facciamo una cosa, Gavino, facciamo una cosa, ti tieni disponibile per un eventuale collegamento col TG1? Adesso, diciamo di qui a qualche minuto. No, l'importante è, io volevo sapere se tu stai qui, adesso sento il... Perfetto, io adesso sento a che ora c'è... Ho capito perfettamente. Io adesso sento il collega e ti faccio sapere a che ora lo facciamo. Grazie. Paola, domanda a Giuntella quando abbiamo il collegamento. Faccio scendere Angius adesso. Ciao. Ehi, ti stavo chiamando. Qui giù, se scende, me lo porti giù da diciamo passando da Sposetti, capito? Ok. Ciao. Siamo liberati del porcone.
questa è la prima dichiarazione del compagno. Posso? No, che cazzo, no. Sì, parco e dire cose che hai detto adesso. Soprattutto sulla cosa degli esseri. Siamo stati generosi per un progetto che ha funzionato. Per noi e la Margherita. Siamo stati generosi per un progetto che ha funzionato. Sì, è anche la prima forza nel paese. Giancarlo! Giancarlo! C'ho il sonoro, lo sento, il sonoro in bassa frequenza, alta frequenza, lo sento su 2 mentre ho l'immagine dell'1. Molto bene, molto bene. Adesso chiamo Piero, secondo me. No, perché io qui stasera dobbiamo mettere i nostri. Se arrivo Piero Bianco, si chiama. Che tanti nostri erano. Bisogna prepararsi. Sì. Ma sai perché li portiamo qui adesso? Sì. Io momento sul 2001. Certo. Non è certo. Mezzo punto in più, mezzo punto in più. Andrea. Si chiude questa pagina durata 5 anni è una totalitarista ci sono organizzazioni che interno che poi questo dovete parlare ai migranti che agli elettori che parli al lavorando sotto la tela e non si sa che cosa dirà la certezza droga assolutamente l'espressione di una serie di militanti andiamo se ci dobbiamo aspettare che parla lui poi fa il lavoro che fanno più decidiamo. No, non abbiamo ancora un solo voto. È possibile che lavorare sempre con gli altri? Non è possibile che lavorare sempre con gli altri? Ma che cazzo speri? Aspetta almeno che conti dei voti, no? Thank you.
osservatore che può essere un po' di conclusioni Consiglio, la dimostrazione della sua presenza a Roma vuol dire che il leader di Forza Italia sta seguendo con grande attenzione questi risultati, ma noi siamo fiduciosi perché lo avevamo detto anche il ministro Scajola entrando, ricordiamo quello che era successo negli Stati Uniti, Bush sembrava aver perso elezioni e secondo gli exit poll poi ha vinto le elezioni e ho l'impressione che qualcosa stia cambiando anche con i dati reali rispetto alle proiezioni di con gli exit poll di qualche ora fa. Aspettiamo prima di dare giudizi, l'unico dato certo è che oggi Forza Italia è il primo partito del paese, Forza Italia è il partito dei moderati, nel centro-sinistra comunque vadano le cose, i moderati sono stati messi in forte minoranza perché la somma dei voti dei comunisti italiani e di Rifondazione Comunista sembrano essere superiori ai voti della Margherita. Ascoltami, come si chiama di nome Minniti? E che cos'è qui? Tu sai cosa è qui? Io ci vorrà, non c'è, non c'è, 6 miliardi e una cosa che mi preoccupa molto. Vedi Romani, io sono un convinto sostenitore del maggioritario e quindi da questo punto di vista purtroppo non posso seguirti, nel senso che considero questa legge come una legge che non va nella direzione di un maggiore protagonismo. C'è stata questa straordinaria partecipazione che è sicuramente un elemento straordinario per la democrazia del nostro paese, perché si è trattato di una sorta di referendum politico e gli italiani hanno voluto partecipare a questa linea con rispetto. Non si può nessuno?
sede dei Democratici di Sinistra con Nadia Zikowski. Sì, con noi c'è Pierluigi Bersani, commenteremo con lui. Era prudente, però in realtà nel centrodestra qualcuno ha già parlato di pareggio al Senato. Che arrivano, l'unica speranza che possono avere è quella lì. La roba non sarà una speranza delusa, anche questi dati al Senato compressi si danno comunque, si darebbero una maggioranza di seggi che si metterebbe sicuramente in grado di governare. Li portare sopra perché non possono entrare. È chiaro che se facciamo uno scenario nel quale si vinca noi, è evidente che ci mettono anche due cose, uno governare e due rimettere in moto il politico, perché solo la scena dimostri questo, quindi io immagino che ci sarà naturalmente molto rapidamente una vita discussione. Premesso sono un buon risultato lì. Questa è la seconda volta che si presenta e consolidare. Possiamo dare che Bersani dice a nome che è consolidato il terzo di voto. Detto questo. Sì, amicato. Sì, ecco, fammi dire. Insomma, allora zardate anche voi. Certo che l'Ulivo ormai è dimostrato, insomma, c'è stato un passaggio dall'Europea adesso, che passaggio c'è stato? Attenzione che non è, stavolta siamo andati a dire attenzione che è, che può essere, che può, no? Quindi il passaggio della prima campagna elettorale sta cercando. Basta vedere le iniziative, che abbiamo fatto, tantissime iniziative dell'Ulivo, non so, i luoghi che sono classici, sono state molto segnate da queste cose, anche i ragionamenti sono stati molto segnati da queste cose, ripeto, a differenza dell'Europa, che invece il centro è sulla prudenza, no? Quindi c'è una maturazione. Lo scatto tra i due partiti orientale, ma io credo che questa è consentita per teoria e quale sarebbe l'equilibrio giusto dei campi. Io non credo che per la scelta politica sia questo sia determinante, perché c'è un ragionamento, in un caso o nell'altro sono sempre ragionamenti pro o contro, no, questo poi magari vede dei pesi e delle misure, ecco, però cioè di come poi lo fai con il coro, così, però semmai piuttosto io almeno io sono appassionato di idea che se si è fatto ragionamento così non sia seguendo le esigenze giuste, se fosse anche la cronaca, lo facciamo domani mattina, come chi fa il segretario, chi fa, e voi avete una bella condanna a dover scrivere tutti i giorni, ma io penso invece, cioè noi dobbiamo dire fatto, noi ci abbiamo un po', insomma, quando 4 milioni di 100 milioni si mette in fila, questo almeno ti dice che se vuoi fare un partitone nuovo, devi farlo con un grandissimo processo di partecipazione, cioè devi mettere su una baracca di quello proprio, veramente il gran cultura politica, dovresti a questo punto la messa alla strada per uscire, non da Berlusconi, da Berlusconi, cioè devi riprendere la battaglia, la civile, politica culturale, il grande programma fondamentale, l'ingresso, devi fare una roba, se no prendere se c'è uno, due, quelli che servono, voglio dire io. Quando tu vedi, non è che puoi immaginare che il setaccio dove passi no, sia ancora sugli schemi l'altra volta, le maglie sono molto più larghe, no? Perché a un certo punto devi accettare, io devo chiamarsi ministro del Conte, loro devo chiamare l'aria del Conte, l'altro dovrà trovare una possibilità per quello che non esprimersi con un testo più aggregato, bisogna cambiare un po', questo dico, bisogna partire con una roba di pianto concettuale, no? Dove nessuno disarmi, però vabbè, sono le mie voci, le tecno, le cose, le
dipende da quando il piede passa più su. Lei l'abbraccio e prende. A lui no. A lui no. Per ora. Per ora. Sai, il lavoro. Senatore, scusi. Volevo chiedere i dati ufficiali del nostro ufficio elettorale, sia le proiezioni che vabbè, questo è non puoi pretendere. Sicuramente i dati che abbiamo sono, vanno in questa direzione, tra l'altro è chiaro che li daranno quando ci sarà di certezza, secondo me è giusta la cautela nel non darli adesso, però confortano questa convinzione. I dati che adesso vi do sono i dati rilevati da una proiezione su schede scrutinate su un campione nazionale che riguarda la Camera dei Deputati, che ha una copertura fino a questo momento del 64%. Sulla base di questa copertura, che è pari al 64%, noi abbiamo Unione al 50,5% e la Casa delle Libertà al 49,1%, più altri allo 0,5%. Abbiamo poi anche il dato regione per regione, ma sulla Camera dei Deputati il dato regione per regione evidentemente non ha rilevanza. Quindi noi abbiamo un dato che è diverso da quello che è stato dato in proiezione sulla base di un campione nostro che è di oltre 5.000 sezioni campionate sulla base di tutto il territorio nazionale. No, così ci fate schermo davanti però. Non davanti, non riusciamo a arrivare. Chi è che accende l'amplificazione? Comunicato. Scusate, non davanti. Allora vi comunico che in Campania l'Unione di Centrosinistra ha vinto le elezioni al Senato, quando mancano ormai solo i risultati di 23 sezioni, il vantaggio dell'Unione è di oltre 18.000 voti. Questi dati. Allora, diamo modo, momento a Calacci di ambientarsi e ci colleghiamo, siamo collegati con alcuni direttori di giornali, il primo che è collegato, ecco qua, Luigi Battista, buonasera, vice direttore del Corriere della Sera. Allora, la domanda, adesso vedremo perché magari è possibile che una coalizione vinca, sia pur di misura a questo punto, in tutte e due le Camere, è possibile che una coalizione vinca in una e in un'altra, insomma, può succedere veramente di tutto. Secondo te, sarà possibile governare in maniera ragionevolmente stabile questo Paese, chiunque vinca? Allora, in assoluto è un anno di 10.000 al giorno. Sì, buonasera di nuovo da Piazza Santi Apostoli, una piazza che, non so se possono partire le immagini, è ancora piena dei sostenitori dell'Ulivo, del centro-sinistra, in attesa ancora. L'osservatorio, dopo tutto quello che è successo oggi, non c'è andata. Non si sentono più di rilanciarsi da una parte o dall'altra. Sì, no, ma ho detto una discussione all'inizio del pomeriggio. Punto. E secondo Bersani? Secondo i miei mancano dei dati di Caserta che tendenzialmente non vorrei esatto, sono 56.000 sezioni su 59.000, ne mancano 3.000 praticamente, siamo sulla dirittura d'arrivo. Ma vi dicevo, la Campania è una delle regioni in bilico. Quando sono state scrutinate 5.000...